Nel mio ultimo Giro d'Italia che ho vinto nel 2010, tu sei stato determinante. Senza la tua presenza sarebbe stato impossibile recuperare tutto quello svantaggio e difendere poi la maglia rosa negli ultimi giorni. Che cosa ti è rimasto di quel Giro d'Italia? Beh, la consapevolezza comunque dei propri mezzi, di saper preparare molto bene l'appuntamento, e io questa cosa l'ho un po' appresa anche da te. Ho imparato a vedere, rubare un po' con gli occhi come facevi tu. E poi quel Giro d'Italia non ci siamo mai dati per vinti e abbiamo cominciato a provare, ad attaccare tante volte, fino a quando poi siamo riusciti a rompere quel lucchetto. È stato veramente magico, ricordo ancora quella tua vittoria, il mio primo podio a un grande giro, quindi un'emozione magica. Poi da lì in poi sono riuscito anche io a costruire qualche piccola soddisfazione personale, diciamo così. Proprio piccola, non proprio piccola, no, e non è però ancora finita.